iniziamo in orario, salutiamo Tele Galatina che ci sta riprendendo in diretta, quindi andiamo in streaming in diretta. Se vuole venire a fianco a me, No, ingegnere, grazie, sto bene. ho la prima Se mai fila, posso sì, offrire. io cercherò di parlare ad alta voce in maniera. Avanti, perché c'è un po'. Grazie. Funzionava. Pronto, pronto. Bene. Il perché di questa iniziativa? Si sente bene? Sì. Partiamo un po' da lontano. Dalla costruzione della chiesa di Santa Caterina di Alessandria in poi, per quasi 6 secoli, Galatina ha segnato il territorio salentino con un primato di cultura, arte, tradizione e architettura. Ancora oggi, quanto innanzi, è visibile attraverso i tanti palazzi e le tante chiese che costituiscono il tessuto urbano della città. Nonostante l'ingiuria del tempo, e non solo, sono lì a testimoniare la storia di Galatina. Questo lungo periodo è stato foriero di affermazioni importanti e significative in ogni ambito da parte dei galatinesi che a loro volta hanno contribuito a far crescere l'immagine della città e con essa la ricchezza in senso lato della stessa. Il reddito pro capite sino agli anni 70, superiore anche a quello di Lecce capoluogo, è un indicatore significativo, rivelatore della laboriosità e della intraprendenza in tutti i campi dei nostri concittadini. A coronare questa situazione si era fatta strada un detto paesano, espresso rigorosamente in dialetto. Un detto breve, ma efficace. Più di uno spot d'autore, ripetuto all'infinito da ogni galatinese, con forza e convinzione, in ogni luogo e in ogni circostanza il galatinese stesso si trovasse. Chiedo scusa per il dialetto, il detto recitava così: A Galatina ave uno calaface meglio, qualsiasi cosa si parlasse. Provate a riflettere. La forza di promozione di una tale espressione, quando essa viene ripetuta all'infinito da decine di migliaia di persone, che forti del consenso guadagnato crescono e crescono sempre più. In poche parole, c'è la solidarietà, la stima reciproca, l'attaccamento al proprio lavoro, la competizione, quella buona. Poche parole che fotografano come non mai il successo di una città. Poi, a un certo punto, è iniziato il declino. Il perché non è mai stato seriamente, direi scientificamente, analizzato. Forse meriterebbe uno studio a sé, tipo tesi di laurea in sociologia ed economia della città. Comunque, man mano quel prezioso patrimonio di buoni sentimenti, sani, civilissimi, si è perduto ed è subentrato l'esatto opposto. Anche in questo caso, Vox Populi ha coniato un altro detto, ahinoi, terrificante, per il carico di cattivi sentimenti che evoca. Cinismo, sfiducia, malaugurio sono distribuiti a piene mani verso tutto e tutti, a prescindere. Chiedo ancora scusa per il dialetto.
anche perché è pressoché intraducibile. Il detto recita così: a duave scire quiddu. Per chi ama questa città è una coltellata al cuore ascoltare quelle parole che esprimono una bocciatura totale, preventiva, una condanna senza appello per qualsiasi iniziativa. Un'altra foto di Galatina, diametralmente opposta a quella di prima, di una tristezza infinita. Ed ecco finalmente il perché di questa iniziativa. Noi dell'Osservatorio vogliamo, con tutte le nostre forze, contribuire a fermare questo declino, questa deriva di sfiducia, e pensiamo che, raccogliendoci un momento a ricordare insieme i galatinesi che hanno fatto la storia della città, sia il migliore dei modi. Ascoltando la commemorazione degli ingegneri Pantaleo e Luigi Baffa, siamo certi ci troveremo uniti con in più il piacere enorme di riscoprire il senso e l'orgoglio di appartenenza alla grande comunità galatinese. La famiglia Baffa e la storia degli ingegneri Pantaleo e Luigi. Quando è nato, nel 1856, Baffa Salvatore, e successivamente sposandosi con Marina De Paolis, non credo avesse mai potuto immaginare che straordinaria famiglia avrebbe generato da lì a poco. Abile artigiano, maestro nella lavorazione del legno, ma senza blasoni o titoli particolari. Da origine a una generazione dove i titoli, i meriti e i riconoscimenti verranno collezionati a volontà. Nascono da questa coppia fortunata, baciata da chissà quale favorevole alchimia genetica, sei figli. Pietro nasce nel 1885 e muore nel 1962. Pantaleo nasce nel 1888 e muore nel 1973. Luigi nasce nel 1894 e muore nel 1933, e poi Giuseppe, Assunta e Stella. Pietro, grande artista, è titolare di cattedra nella Regia Scuola Artistica di Lecce. È stato degnamente ricordato nel libro di Domenica Specchia. È il padre degli ingegneri Salvatore e Pantaleo. Dov'è Pantaleo? Ecco. Ah, ecco, scusa. E Pantaleo. Ed è padre della professoressa Wanda. Pantaleo, coniugato in prime nozze con Giovanna Ferrari, sorella del senatore, e alla sua morte in seconda nozze con Adalgisa Falco, non ebbe figli. Luigi, ingegnere, coniugato con Bianca Grassi, cugina del famoso ministro Giuseppe Grassi di Martano, ebbe due figli: Franco, ingegnere, che è qua tra noi, e Luigia, mamma dell'architetto Roberto Roberti. Giuseppe, avvocato, sposato con Raffaella Cozzoli, non ebbe figli. Oggi la famiglia Baffa è alla quinta generazione, se iniziamo a contare da Salvatore. Questo meraviglioso albero genealogico continua a produrre meravigliosi frutti. La terza generazione vede la nascita di ben tre ingegneri: Salvatore, Pantaleo, figli di Pietro, Franco, figli di Luigi, e della professoressa Wanda, figlia di Pietro. La quarta generazione è composta da ben 12 nipoti, 4 maschi col cognome Baffa: Pietro, Alberto, Gianluca e Luis Carlo; 3 femmine: Baffa, Maria Rosaria, Maria René e Barbara; 5 maschi, di cui 3 col cognome Roberti, tra cui Roberto, Marco e Valerio, e 2 col cognome Tundo, Sergio e Roberto. Tra questi, tutti di alto livello culturale, ci sono un giudice, degli ingegneri, architetti, laureati in beni culturali e in molteplici altre discipline. La quinta generazione è in piena crescita e non mancherà di dare presto i suoi frutti. E adesso torniamo ai tempi di Pantaleo e Luigi. Pensate, siamo agli inizi del Novecento, quando in Italia la popolazione era
di circa 35 milioni di abitanti, con un grado di analfabetismo che superava il 50%. Tutti i laureati in un anno accademico in Italia, si fa riferimento al censimento Istat del 1926, erano di 7.856 unità, contro i 292.810 del censimento del 2009. Il complessivo dei laureati in tutta Italia superava di poco i 100.000, con una percentuale dello 0,3% della popolazione, 3 ogni 1.000. Gli ingegneri, che oggi contano 547.000 unità, al tempo dei nostri Pantaleo e Luigi non arrivavano a 20.000 in tutta Italia. Meno di 3 per comune, e noi a Galatina ne avevamo 2 nella stessa famiglia. E che ingegneri! Lo scoprirete e lo apprezzerete visitando la mostra. Io vi darò solo qualche flash. Pantaleo, superando le durissime selezioni scolastiche dell'epoca, si bocciava a morire dalla prima elementare, che iniziava già appunto dalla prima elementare, arrivò a laurearsi brillantemente in ingegneria civile a Roma nel 1912 a soli 24 anni. Si distingue a tal punto che gli viene offerto subito l'incarico di assistente a cattedra, che rifiuta. Svolge la sua attività lavorativa principalmente a Galatina e provincia, segnando con il suo stile inconfondibile la città. Fondò a Lecce la scuola per geometri, trasformando la vecchia istituzione scolastica degli agromensori. Ha lasciato una borsa di studio a suo nome che annualmente viene assegnata. La sua cattedra, quando andò in pensione, fu assunta da un altro galatinese illustre, l'ingegner Saverio Congedo. Sulle opere e sulle attività professionali vi parlerà più in dettaglio l'architetto Adriano. Ma un aspetto più propriamente legato allo spirito di questa iniziativa e che si riallaccia alla premessa, mi fa piacere trattarlo subito. L'ingegnere Pantaleo è convinto che ogni opera deve essere un unicum, a sé stante, ma nello stesso tempo tutte insieme devono concorrere a comporre un fantastico scenario urbano. Sì, perché nell'idea di Pantaleo gli esterni delle costruzioni da lui progettate sono parte di un disegno urbanistico che deve crescere e migliorarsi continuamente in uno sforzo competitivo virtuoso rispetto ai beni artistici e architettonici esistenti. Per lui questo è un imperativo etico professionale dal quale non prescinderà mai, indipendentemente dal committente. Ed inoltre è un dovere verso la collettività, vista come soggetto fruitore da considerare e rispettare, in un concetto di condivisione del bene comune. Solo così si spiegano le accurate rifiniture in ogni dettaglio delle superfici esterne delle sue realizzazioni, impreziosite da archi, colonne e balconi infissi inferriate, arricchite da motivi ornamentali, disegni a graffiti, bassorilievi, cromaticità di rara eleganza ancora visibili. Si leggono chiaramente i contributi dell'artista Pietro, suo fratello, al quale è fortemente legato. Tutto ciò ci racconta lo sforzo, come già detto, di non demeritare, edificando intorno alle mura della città antica, vero scrigno di tesori architettonici. Rivela la consapevolezza di dover accostare le sue costruzioni a quanto nato dal complesso orsiniano in poi. Mio Dio, quanti anni luce ci separano guardando oggi a certe realizzazioni moderne, ferite e distruzione dal punto di vista urbanistico ed architettonico sono presenti in città, ferite al tessuto urbano sono sotto gli occhi di tutti, la distruzione ha interessato alcuni palazzi e costruzioni storiche. Ferite in molti casi sono state inferte a prospettive, simmetrie, equilibri e coni di visuale. Se ci fosse la possibilità di invocare un miracolo,
il grido unanimo delle persone per bene sarebbe, a mio avviso, uno solo: ripristinate lo stato dei luoghi, ripristinate lo stato dei luoghi. Quanto sarebbe bello se l'insegnamento di Pantaleo Baffa fosse cultura e conoscenza diffusa e condivisa di tutti noi professionisti. Pantaleo Baffa morì a 85 anni e riposa a Galatina nella cappella di famiglia. Ed ora parliamo di Luigi Baffa. Luigi, di 6 anni più giovane del fratello, segue le orme, scegliendo però di frequentare Napoli. Si laurea nel 1920 in ingegneria civile con 100 e lode, il massimo dei voti a quell'epoca. Unico e solo studente che raggiunge tale traguardo, tanto da meritarsi la borsa di studio Roberto Fava, che premia ogni anno il soggetto che più ha meritato proveniente da famiglia, testualmente, di poco agiata condizione, che abbia conseguito negli ultimi 3 anni accademici e alla laurea il massimo dei voti. Se Pantaleo ha un profilo di docente libero professionista, Luigi rivela sin da subito predisposizione ad assumere incarichi direttivi nella pubblica amministrazione. Come un fulmine passa rapidamente da una prima esperienza di assistente universitario alla cattedra di geometria descrittiva, dove, giusto per non annoiarsi, cura la pubblicazione di un volume, a quella di funzionario tecnico del Comune di Bari. Successivamente assume la direzione dell'ufficio tecnico della Dogana di Trapani, poi passa e vince il concorso di ingegnere capo della provincia di Lecce, dirige l'ufficio tecnico della finanza di Bari, competente anche per Lecce e Taranto, vince infine il concorso di ingegnere capo della provincia di Bari. La sua è una personalità dalle qualità tipiche di un professionista di altissimo livello, capace di coordinare e impartire direttive ai massimi livelli, mi ripeto, forte della sua preparazione e di un'intelligenza e volontà eccezionale, si confronta senza timore reverenziale alcuno con il gota dei professionisti nazionali in pubblici concorsi. Un fior di manager della pubblica amministrazione, purtroppo scomparso prematuramente a soli 39 anni, in un banale incidente stradale sulla Galatina Lecce, lasciando la giovane moglie di soli 28 anni, il piccolo Franco di soli 3 anni, la piccolissima Luigia di 4 giorni. Era venuto a Galatina ad annunciare la nascita della sua secondogenita. Non tornò mai a Bari. Tuttavia, dall'esame di quei soli 13 anni di attività, si possono benissimo vedere le sue doti fuori dal comune. Scorrendo l'elenco delle opere, dei progetti, dei concorsi a cui ha partecipato Luigi, si rimane senza parole, perché sembra il vissuto professionale di un ingegnere che ha lavorato tutta una vita e più. Della visione di Luigi Baffa balzano agli occhi con tutta evidenza la capacità di pensare in grande, di concepire opere funzionali e durature nel tempo, originali e caratterizzanti la realtà dei luoghi. Lo valuterete voi stessi visitando la mostra. Luigi riposa a Martano nella cappella di famiglia dei Grassi. Siamo giunti alle conclusioni ed ai ringraziamenti. Lo devo dire subito, senza mezzi termini, questa mostra non sarebbe mai nata senza il contributo fattivo dell'ingegnere Pantaleo Baffa e di sua moglie, l'infaticabile professoressa Lucia Falco. Loro, in quanto eredi di entrambi gli zii, perché Lucia Falco è nipote di Adalgisa Falco e Pantaleo Baffa è nipote di Pantaleo Baffa, che non ebbe figli, sono quelli che hanno messo a disposizione giustamente il materiale necessario ad allestire la mostra. Allo stesso modo dobbiamo ringraziare l'ingegnere Franco, figlio di Luigi, per il prezioso contributo offerto per ricordare il padre. Un ringraziamento va anche
al nipote architetto Roberto Roberti, che ha curato un sito informatico apposito in memoria del nonno materno, verso il quale palesa grande ammirazione e affetto. Un ringraziamento va esteso a tutti i familiari che hanno accolto di buon grado l'iniziativa. Per mio conto, permettetemi di ringraziare gli amici dell'Osservatorio Tecnico Galatinese che hanno con entusiasmo approvato la manifestazione. Un grazie particolare ad Adriano, a Gino Veneziano, a Giuseppe Ciccardi, Antonio Perrone, Piero Surdo, Luca Sforza, Alessio Filieri, che hanno offerto un po' del loro tempo per curare l'evento. Un saluto e un ringraziamento va rivolto agli amministratori, a Roberta Forte, a Baffa, il nome? Fernando Baffa e a Daniela che ci ha salutato. Presenti per aver voluto testimoniare la vicinanza delle istituzioni a questo evento. Un saluto e un ringraziamento a tutti gli intervenuti per l'attenzione prestata, sperando di non aver abusato della vostra pazienza. Per concludere, vorrei che ci fermassimo un ultimo momento, in silenzio, in raccoglimento, sincero, e provassimo insieme a immaginare Pantaleo e Luigi, che ci guardano magari da lassù. Li vediamo sorridere di un sorriso sornione sotto i baffi, Pantaleo, schivo e riservato, ed invece con un sorriso aperto, brillante, intraprendente, Luigi. Sono entrambi contenti, perché li abbiamo ricordati, ma soprattutto perché possono ancora rendersi utili. Ci incoraggiano ad andare avanti e ci salutano, unendosi a noi nel grido «Viva Galatina!». Passo la parola ad Adriano Margiotta. Buonasera a tutti. Un anticipo di quella che è la mostra che vediamo giù. La mostra racchiude alcune delle opere, chiamiamole opere, non progetti, dei due ingegneri. Per me è stata un'emozione entrare nello studio dell'ingegnere Pantaleo e trovare tutti i disegni dell'epoca. Io sono entrato all'università che ancora si disegnava con il pennino e sono uscito mentre si disegnava col computer. Quando ho preso quei fogli in mano mi sono venuti i brividi. Ho preso i progetti del Tartaro, del Mercato Coperto, del Palazzo Marocco, del Villino Palma e di altre opere che l'ingegnere ha fatto su Galatina e anche in provincia. Ho portato tantissimo rispetto per una persona che sicuramente oggi forse si sentirebbe fuori luogo rispetto alle architetture che ci sono in questa città, e bisognerebbe ritornare forse a ripensare la qualità di architettura della città. Ora vi leggo brevemente una sintesi di quello che ho voluto mettere a fuoco. Sì, eccomi. Allora, vi leggo la mia sintesi su alcune delle opere che ho visionato. Camminare per le strade della città e non sapere che molti dei bellissimi palazzi ed edifici di Galatina fatti all'inizio del Novecento sono opera appassionata di Pantaleo Baffa, ingegnere della nostra città e della provincia, all'inizio del secolo scorso. O camminare per le strade di Bari o Trapani, passando di fronte a bellissimi edifici come il Palazzo della Provincia di Bari e il Palazzo delle Finanze di Trapani, senza sentire la forza di queste che architetture suscitano, opere di Luigi. E questo quello che succede a molti di noi, perché distratti dal caos delle città cresciute a dismisura senza alcuna qualità negli ultimi decenni. Ma quello che più emerge
dalle opere dei due ideatori, che spaziano dal privato al pubblico, dal religioso all'istituzionale, e la passione per la buona architettura, il bello di cui oggi si è smarrita la strada. Nelle loro opere si eccelle nella cura dei particolari, nello stile rinascimentale influenzato dall'architettura veneta, nell'esaltazione del liberty italiano di cui l'ingegnere Pantaleoni risulta profondamente influenzato. Le loro opere, riconoscibili ancora oggi per il forte segno architettonico che entrambi riuscivano a dare, c'è la storia della città in cui sono state costruite. Intorno a molti di questi edifici le città si sono sviluppate e con la loro bellezza possiamo sicuramente dire che le hanno influenzate positivamente. Molte di queste architetture meriterebbero un censimento finalizzato alla loro tutela. L'architettura si mescola all'ingegneria in una simbiosi perfetta perché si coniuga in un unico uomo, profondamente conoscitore delle materie, a tal punto da non distinguere quanto quell'opera sia più difficile da realizzare o da concepire esteticamente. Ma anche le loro piccole opere, al pari delle grandi, segnano i luoghi per la loro bellezza, quasi a schiacciare il contorno, una bellezza oggettiva e non soggettiva. La maniacale ricerca degli intrecci floreali nello studio delle cancellate, dei portoni, dei decori, insieme alle giuste simmetrie, agli inserimenti versileggianti delle forme, elegantemente proporzionate, vestono grandi volumi, senza mai disturbare l'osservatore. Può un uomo costruire come un pittore dipinge la tela, uno scultore modella la pietra? In molte delle loro opere questo è avvenuto. I due fratelli si distinguono nei loro stili unici, perché entrambi diversi nella loro grandezza. Nel progetto di un teatro, Luigi mantiene uno stile quasi vicino all'architettura veneta, il prospetto molto vicino alle ville di Palladio, di cui sicuramente era profondo conoscitore, ma allo stesso tempo Luigi eccelle nella cura dei particolari, dalle inferriate delle finestre ai portoni d'ingresso, alla scultura di coronamento in alto, ma anche all'interno, con la grande cupola decorata, i palchi e le volte nelle hall d'ingresso, vivono quell'influenza delle architetture tardo-ottocentesche, ma con una modernissima impostazione in pianta, molto simile a quella proposta da Pantaleo nel teatro Tartaro Galatina, dove, a differenza di Luigi, Pantaleo compie un vero capolavoro della funzionalità, un teatro a misura d'uomo, che accoglie il pubblico, lo abbraccia al suo interno, poiché ha la giusta dimensione, accoglie lo spettatore in... accoglie lo spettatore in ogni suo punto, ma è nella facciata che Pantaleo dà la giusta impronta architettonica, personalizzando un edificio che non potrebbe essere che suo. La facciata non è ricchissima, una linea marcapiano divide il fronte in due parti orizzontali, mentre il corpo centrale sembra quasi staccarsi per venire fuori con il semicerchio vetrato al secondo livello, chiuso da decori, due grandi statue, a destra e a sinistra teste di leoni, ghirlande, il tutto in un contrasto di colori tra il bianco delle sculture e la vaniglia colorata usata per rivestire la grande facciata. Ma se guardiamo ancora meglio, si ripetono come in altre opere quegli interventi in ferro a ribadire una propensione verso quel liberty che ormai in Italia e in Europa stava esplodendo. La sua grande opera sicuramente è il teatro d'Arturo, ma non meno delle altre, da ricordare lo splendido mercato coperto, Palazzo Palma, con il decoro in facciata, come per il bellissimo Palazzo Baffa, ed altri ha ribadito quell'influenza della scuola veneta o reminiscenze di qualche viaggio, come nel proporre finestre a sesto acuto o bifore, tipiche di altri luoghi, ben armonizzate con il contesto in cui vengono collocate. Ma ricordiamo anche la Banca Popolare in via Garibaldi, la Banca di Napoli, e i numerosi palazzi ad ogni angolo di strada importante della Galatina dell'epoca, le ville in campagna e al mare, o Palazzo Marocco, anch'esso con la sua... Luigi,
che nei progetti del Palazzo di Firenze di Bari ribadisce la sua forte impostazione classicheggiante, con i forti marcapiani a distinguere i vari modelli, le tipologie di finestre che differenziano i vari piani, ma nel progetto aggiunge un forte carattere individuando con una tipologia a torre gli angoli ed evidenziando gli ingressi, quasi a staccarsi dalle facciate. Ma anche Luigi, come Pantaleo, ha un'opera che lo contraddistingue. Il Palazzo della Provincia di Bari è un'opera matura, dove l'autore esprime in chiave moderna gli studi dell'architettura classica. In quest'opera Luigi semplifica le linee, mentre Sfarzi, un edificio elegante, alleggerito dal colonnato d'ingresso e dall'uso dei due colori. La pietra ad individuare il marcapiano dei primi due livelli e a contornare le finestre, gli angoli e ad evidenziare i volumi, in un gioco di equilibri, dove il campanile serve ad equilibrare questo grande volume, che così si specchia lungo il mare, come se fosse nella laguna di Venezia. Le opere dei due grandi uomini rimangono. A noi sta il compito di tutelare, restaurarle e difenderle, se serve, affinché le nuove generazioni le prendano come esempio. Purtroppo Galatina, come Bari e altre città, ha numerose ferite. Dagli anni 60 in poi, la speculazione edilizia, i piani regolatori non hanno tenuto conto del bello, ma solo delle cubature e delle superfici da realizzare. Per questo oggi ci dobbiamo interrogare. Chi ha costruito e progettato in questo modo ha reso le città migliori. Se Galatina e Bari oggi sono delle belle città, è sicuramente anche merito di uomini, professionisti, studiosi, come i nostri ingegneri, che hanno amato e creduto nel loro lavoro. Sì, sì, c'è un altro ospite. Il programma adesso prevede un saluto degli amministratori, se lo riterranno. Ci sono qua sia a Fernando Baffa, c'è a Roberta Forte, sì. E poi dopo un saluto, anche in questo caso, se lo riterranno, i familiari o chi dei familiari. Intanto vorrei annunciarvi un'altra idea. Noi di questa iniziativa vorremmo che rimanesse traccia e vorremmo curare una pubblicazione a fine anno che mette insieme un po' questo lavoro, queste relazioni, questi interventi, quei disegni e quant'altro. Lasceremo giù un foglio in cui si potrà manifestare un assenso, un'adesione di massima. Questo sarebbe il modo migliore per iniziare una collana di galatinesi illustri, in cui il primo numero è quello di Pantaleo e Luigi Baffa. La parola a Fernando Baffa. Sì, grazie ingegnere, molto lusinghiere tutte le parole che ci ha, il discorso che ci ha proposto. Io da parte mia sono anche emozionato, voglio dire, porto un cognome che a questo punto è molto pesante, è importante. Io sentivo parlare mio padre, i miei genitori, dei loro parenti, e me li additavano in maniera da esempio, era un altro ramo della famiglia e loro erano i parenti nobili della nostra famiglia e quindi erano additati a noi figli come esempio per il nostro futuro. Oggi mi ritrovo con le parole di mio padre, mi diceva: attenzione, fatevi strada professionalmente sicuramente, ma amorevolmente e nella maniera più semplice. E tu hai citato sicuramente l'atteggiamento, il carattere molto disponibile e di persone che io purtroppo non ho conosciuto. Quindi il mio saluto da amministratore al Presidente del Consiglio, quindi anche con il Vice Sindaco, l'Assessore Forte, e molto contento, ripeto, di essere qui, ringraziando tutti voi per il grande lavoro che avete fatto sicuramente, ma che comunque mi si dice è stato un lavoro poi piuttosto semplice, perché questi ingegneri, con la loro metodicità, con il loro scrupolo, con la loro testardaggine, avevano tutto già catalogato, tutto bello in ordine, tutto sistemato, per cui è stato un bel rispolverare tutto quanto, di cui ora speriamo di poterne godere fino a pieno, fino in fondo. Grazie a tutti. Non so se
Se Roberto vuoi un saluto breve breve, perché è anche l'assessore all'urbanistica e noi in qualche passaggio lo abbiamo sottolineato, il tornare al bello. Sì, io intanto saluto tutti e ringrazio per questa opportunità che date alla città di Galatina e alla mia generazione che non conosce, come giustamente diceva Adriano, molto spesso non conosce quello in cui la realtà che ha vissuto, in cui è cresciuta. Scopro stasera, e me ne dolgo, che il Teatro Tartaro è un'opera di Pantaleo Baffa. Lo scopro stasera, come invece mi accompagna a voi la denuncia rispetto a quello che siamo riusciti a rovinare dagli anni 60 in poi, diceva Adriano, in realtà penso dagli anni 70-80 che c'è stata questo scivolone verso il brutto, questo pensare ad occupare la città piuttosto che abbellire la città. E se penso a quelle che oggi il Teatro Tartaro, io credo che non me ne voglia nessuno, ma credo che davvero l'ingegnere Baffa si rivolta tre volte nella tomba, perché non è facile non vedere e non denunciare quello che è diventato, quello che mi è stato raccontato, uno dei più bei luoghi di Galatina. Io non ho avuto la fortuna di vederlo come teatro, l'ho sempre visto da fuori. Non l'ho mai visto da dentro, ma chi lo ha visto me ne ha parlato come di una bomboniera perfetta, un esempio di rara bellezza senza eguali nella zona. Sarebbe stato il nostro vero teatro storico nel centro di Galatina, perché poi, come sapete, il Cavallino Bianco è decisamente successivo di storico a poco, è moderno in realtà. Vederlo trasformato in un centro commerciale, per me, che anche che non lo conoscevo prima, è davvero un dramma. Vedere quello che l'architettura moderna o l'ingegneria moderna è riuscita a combinare, e quello di cui parlavate voi, quella violenza. E questa violenza ha tantissimi colpevoli, in realtà. Molto spesso si addossano le responsabilità ad una politica che sicuramente è stata assente o è stata compiacente, perché probabilmente sarebbe bastato non modificare la destinazione urbanistica di quel luogo per non dare la possibilità a quel cambiamento. Però io credo che c'è anche un abbandono dei valori a cui invece Pantaleo Baffa, Luigi Baffa facevano riferimento, quella scuola che li ha formati e che li ha portati a essere i professionisti che sono stati e che li ha portati a essere i costruttori, gli ideatori, i progettisti, scusate, di quelle opere, perché quello che oggi vediamo, quello a cui oggi assistiamo, non è altro che il frutto di una progettazione di persone che escono dagli stessi studi, dalle facoltà di ingegneria, dalle facoltà di architettura, e che pure non hanno recepito probabilmente, o a cui non è stato trasferito il bello del passato da riproporlo oggi nel moderno. Quindi raccolgo su di me tutta la denuncia rispetto a quanto la politica possa e non abbia fatto per tutelare i tratti storici delle città e l'ambiente, il territorio che viviamo. Però allo stesso tempo denuncio anch'io un decadimento professionale e umano, morale, che ci ha portato poi a vedere, sotto logiche che possono essere una sola, quella del profitto, distruggere i nostri beni architettonici, distruggere le nostre città. E mi chiedo dove sta la tutela che gli ordini professionali avrebbero dovuto operare, dove sta la tutela che le facoltà avrebbero dovuto operare. Secondo me bisogna ricostruire quella sinergia, quella rete di enti che tutelino e impediscano che appunto privati possano continuare a fare quello che oggi a cui oggi assistiamo, più o meno impotentemente, perché oggi ci viene regalato, tramandato un mondo fortemente compromesso, una situazione territoriale fortemente compromessa, che non è facile, ahimè, da risanare. Non ci arrendiamo, poi non mi appartiene la rassegnazione proprio come carattere, però è chiaramente molto più difficile, perché ci hanno disabituato a quel bello che invece per Pantaleo e Luigi Baffa era invece una conseguenza diretta e immediata della
rendere praticamente quello per cui avevano studiato, realizzare praticamente la teoria che avevano studiato. A noi oggi è stato tramandato altro, quindi l'impegno, la forza che dobbiamo mettere per ritornare a quello che è stato è sicuramente molto più forte, ma non per questo desistiamo. Grazie. Qualche familiare, il figlio Luigi, il figlio di Luigi Franco. Tra l'altro collocato in pensione dopo aver assunto incarichi importanti come ingegnere capo dell'acquedotto pugliese. Prego. Ringrazio l'ingegnere De Ronzi, ormai Dante, ci diamo del tu, siamo dello stesso ordine professionale dove io ho militato per più di 50 anni. E non posso non ringraziarti per questa iniziativa molto lusinghiera nei riguardi della nostra famiglia. Siamo tutti onorati per quello che avete detto, anche se devo riconoscere che i nostri genitori, nel caso mio, e zio Pantaleo, erano veramente delle persone esemplari, eccezionali, serie. Io incontravo lo zio Leo a Lecce ogni volta che andavo a scuola al liceo Palmieri. Ogni mattina lui veniva da Galatina col treno e incontravo zio Pantaleo e zio Pietro e ci abbracciavamo ogni volta. Purtroppo vivevamo un po' lontani perché io stavo a Lecce e loro a Galatina, però quando potevo io scappavo sempre a Galatina a trovare i cugini, specialmente nel periodo universitario. Io e Leo eravamo come fratelli, abbiamo fatto l'università insieme. Quindi oggi questa occasione che tu hai creato per riunire tutta la famiglia mi dà un immenso piacere. Mi sento ritornato nella famiglia di mio padre, accanto ai miei cugini che sono come fratelli per me. Che dirti, l'iniziativa è stata splendida. Ti ringrazio moltissimo, ringrazio il tecnico per l'esposizione che ha fatto delle opere degli ingegneri che ci hanno preceduto e ti auguro successo per la mostra, per tutto il periodo, non solo, ma anche per le mostre successive che ti riprometti di fare in onore di altri illustri galatinesi. Grazie. Non so se c'è qualche altro familiare. Io vi ringrazio, però il merito deve essere condiviso e equamente ripartito con gli amici dell'osservatorio tecnico, tra cui Adriano e gli altri amici che mi hanno dato una mano, perché questo gruppo è bello perché, dicevo, non si occupa di politica, ma si occupa del bene della città. Abbiamo tutti idee politiche trasversali e diverse, ma è facilissimo mettersi d'accordo e incontrarsi quando non c'è interesse, quando si cerca veramente di fare il bene della città. È facilissimo. Noi non troviamo mai nessuna difficoltà quando non dobbiamo ricercare il consenso, non dobbiamo ricercare i voti, non dobbiamo ricercare niente, e noi le nostre riunioni si esauriscono sempre con votazione unanime. C'è qualcuno o vuole continuare? Le ho tolto la parola e allora... Allora, adesso scendiamo giù, i familiari taglieranno il nastro insieme a noi e visitiamo la mostra.